Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è l'alimentazione per ossa forti e sane. Il nostro organismo distrugge e ricostruisce costantemente le ossa attraverso un processo di rimodellamento. Con il passare degli anni, la parte di tessuto osseo che viene distrutto è maggiore rispetto a quello che viene ricostruito e si va incontro all'osteoporosi e quindi a una perdita di massa ossea. Se volete sapere qualcosa in più su cos'è e su come avviene il rimodellamento osseo, guardate l'altro mio video, cliccando qua sopra. Come deve essere l'alimentazione per avere ossa forti e sane? Bisogna assumere il calcio. È il minerale presente in quantità maggiore nel corpo umano e contribuisce a rafforzare lo scheletro. L'alimentazione deve permetterci di raggiungere il nostro fabbisogno giornaliero di calcio, dato che è soggetto a molte variazioni in base all'età, in particolare per le donne in menopausa. I bambini da 1 a 3 anni devono assumere circa 600 mg di calcio al giorno, mentre ad esempio gli adulti, fino a 50 anni, circa 1000 mg di calcio al giorno. È importante quindi consumare alimenti che contengono il calcio, ovvero i latticini come yogurt, formaggi e il latte stesso, vegetali come la rapa, il cavolo e i broccoli, sardine e salmone in scatola. Bisogna assumere la vitamina D. Migliora la capacità dell'organismo di assorbire il calcio e si ottiene maggiormente dall'azione dei raggi solari sulla pelle, in quanto gli alimenti ne contengono solo in quantità minime. Basta esporsi direttamente al sole almeno 10-15 minuti al giorno in estate e 20-30 minuti in inverno per raggiungere il fabbisogno di vitamina D. Restare troppo tempo al sole, invece, aumenta il rischio di cancro alla pelle. Usa quindi il buon senso. La vitamina D si trova anche sotto forma di integratore alimentare e deve essere utilizzato sotto ricetta medica e solo dalle persone vegetariane o vegane o da chi abita in paesi con poco sole o chi ha la pelle scura perché produce meno vitamina D. Bisogna assumere proteine. Le ossa sono costituite da una proteina che ne forma la struttura, il collagene. Per questo motivo è importante assumere alimenti proteici, ma senza esagerare, perché le diete iperproteiche causano una debolezza ossea. Assumere quindi proteine come quelle che provengono da carni magre, oppure le uova, verdure e cereali integrali. Bisogna assumere magnesio. È un minerale, ma soprattutto un componente del tessuto osseo. Assumere quindi frutta secca come mandorle e noci, verdure a foglia verde come spinaci e bietole. Oltre ad assumere questi alimenti per combattere l'osteoporosi e avere ossa sane e forti, ci sono anche degli alimenti che possono rallentare o diminuire l'assorbimento del calcio, ad esempio sale, cibi già pronti, conservati sotto sale, elevate quantità di carne rossa e quantità eccessive di alcolici. Per combattere l'osteoporosi, oltre a un'alimentazione sana, è importante anche praticare almeno 30 minuti di attività fisica al giorno.
cammina ed evita la macchina. Usa le scale e non prendere l'ascensore. A meno che non abiti al 50° piano. Non fumare e non esporti al fumo passivo. Accelera la distruzione del tessuto osseo, distruggendo gli osteoblasti e bloccando l'azione di alcuni ormoni che intervengono nella costruzione delle ossa. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.